Ok, rapper, chi sono, cosa pensano, cosa fanno, cosa sono venuto a raccontare? Di solito la maggior parte delle volte quando si parla di noi c'è un'associazione che noi in realtà non gradiamo molto con questi personaggi televisivi, con queste realtà eccessivamente folcloristiche costruite apposta per tenervi incollati al divano fra uno spot e l'altro. Sono qua per raccontarvi che noi non c'entriamo assolutamente nulla con tutto questo, quindi mi spiace, non vi farò vedere come accendere un fuoco con dell'aceto in delle scarpe, piuttosto che spogliare ipotetiche improbabili prede di chissà quale caccia. In realtà sono qui per parlare di cose un attimino un po' più serie. Altra cosa che voglio demolire è che noi per non parliamo mai di fine del mondo, ma fondamentalmente perché non ci interessa, non è quello di cui ci occupiamo. La cosa che ci si avvicina di più è questa sigla impronunciabile. A chi piacciono i REM riconoscerà una frase nella loro voce, cioè la prima canzone. La fine del mondo così come lo conosciamo noi. E la parte importante è proprio il così come la conosciamo noi, nel senso che la nostra normalità, così come siamo abituati a vederla e darla per scontata, in realtà tanto scontata non è. E sicuramente, adesso cercherò di convincervi di questo, potrebbe cambiare e andare a cambiare in peggio. Perché? Prima abbiamo sentito quanti sono i rischi che vanno a mettere a repentaglio il nostro futuro dal punto di vista tecnologico. Io rincaro la dose, rilancio, dico che non serve quello, bastiamo noi da soli. Bastiamo da soli perché siamo arrivati più o meno a cifra 7 miliardi. E si pensa che ci stabilizzeremo come numero di popolazione sulla Terra quando si arriverà intorno ai 13 miliardi, più o meno intorno al 2030, si stima. Altri think tank come quello del Bulletin che abbiamo appena visto, quando si ritrovano e cominciano a calcolare quale sarebbe il numero ideale di persone sulla Terra per rimanere in un giusto bilancio, litigano di solito per stabilire se il numero è più vicino ai 2 miliardi o ai 4 miliardi, ma che il numero giusto possa essere vicino ai 7 o addirittura vicino ai 13 non lo dice nessuno. Quindi il primo problema è siamo tanti. Il secondo è che mangiamo tanto. Non mi riferisco alla dieta che comincerete tutti domani ovviamente, ma il fatto è che la FAO ci dice che siamo abituati negli ultimi 50 anni a mangiare sempre di più. Il nostro fabbisogno calorico, che poi fabbisogno non è, è aumentato del 40% negli ultimi 50 anni, quindi mangiamo tante risorse. E la stessa cosa vale per l'energia. Questo grafico lo spanno è un po' più lungo, però se guardiamo soltanto l'ultima parte, quindi riconducendoci al grafico di prima, la quantità di energia che abbiamo cominciato a utilizzare rispetto a 50 anni fa è il doppio. E il problema è che ovviamente risiede quasi sempre sulla parte delle fonti fossili, carbone, gas e petrolio. Questo cosa comporta? Che il mondo è un po' stufo di noi, nel senso che gli stiamo pesando addosso troppo. In questa cartina del mondo vedete in rosso tutti quanti gli stati in cui l'impronta ecologica delle persone che ci vivono è superiore alla biocapacità del territorio in cui vivono. In verde sono quelli messi meglio, però sono messi meglio poco, nel senso che se avessi la possibilità di farvi vedere questo grafico come è evoluto, anche questo negli ultimi 50 anni, le zone verdi sono sempre meno verdi e sono sempre meno. L'Italia è messa così, noi siamo tra i paesi rossi, cioè la nostra impronta ecologica è molto più alta di quella riga piatta che ormai non siamo più in grado di tirare su, che è la biocapacità del nostro paese. E servirebbero tre Italie e mezza, completamente disabitate, magari parcheggiate da qualche parte nel Mediterraneo, a cui attingere tutte le risorse naturali che ci servono già adesso per sostenere il nostro stile di vita. E questo ovviamente non è fattibile. Maya, ci hanno fatto una testa così, chiedendoci dei Maya, finisce il mondo o non finisce il mondo. Ci siamo spesi in ogni modo, noi prepper, per dire, non c'entra niente, la panzana. La data che ci preoccupa è questa qui, l'Overshoot Day. Un po' complicato, però, l'Overshoot Day è il giorno dell'anno in cui si calcola che abbiamo consumato tutte quante le risorse rinnovabili che il pianeta è in grado di produrre in quello stesso anno. Quindi, 1970 siamo stati ancora bravi, abbiamo consumato le nostre risorse rinnovabili, il 31 dicembre le abbiamo finite. Però da lì in poi è andata peggio, nel senso che abbiamo cominciato a continuare a consumare di più, e la data dell'Overshoot Day è diventata sempre più vicina. Nel 2015 siamo arrivati a avere l'Overshoot Day il 13 di agosto, quest'anno è calcolato che cadrà l'8, il che vuol dire che quasi tutto agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, andremo a consumare delle risorse che poi alla fine non si riprodurranno più. Pensate pesci, legna, qualsiasi cosa che ha la possibilità di crescere, di tornare su, non lo farà più. Quindi qualcuno comincerà a pensare, ok, il problema sono le risorse, quindi cosa succede quando finiscono? Il problema non si presenta quando finiscono le risorse, il problema si presenta ben prima,
quando incominciano ad essere poche, quando incominciano a costare tanto. Questo qui è uno studio della FAO, che ha fatto con un paio di università inglesi, che mette in correlazione l'indice dei prezzi della FAO, che è una cosa molto complicata da calcolare, ma sul sito della FAO la trovate, con la stabilità politica dei vari paesi. Qui ci sono due casi abbastanza grossi, abbastanza evidenti. La prima volta in cui hanno cominciato a fare questo studio era intorno al 2008 con la crisi, e hanno registrato che nei paesi in cui l'indice dei prezzi del cibo superava la soglia critica dei 210, scioperi, rivolte, dimostrazioni, cose che andavano a mettere in difficoltà la convivenza pacifica in quei luoghi. La stessa cosa si è ripresentata poi più tardi nel 2011 durante le primavere arabe. Quindi c'è una relazione fra le risorse che abbiamo, l'economia che le sfrutta, la nostra capacità di accedervi e di vivere pacificamente insieme. Perché il problema grosso qual è? Che siamo dei brutti animali, nel senso che quando cominciamo a finire noi le nostre risorse, nei libri di storia c'è scritto che andiamo a prenderci quelle del vicino, che di solito non è molto d'accordo. Ma questo non succede soltanto con il cibo, capita anche con l'energia. Questo indice è un po' complicato, l'ROI indica quanta energia mi serve per avere dell'energia. La benzina nel serbatoio della macchina non ci arriva da sola, devo estrarla, raffinarla, portarla dal benzinaio, vi dicevo. Quindi mi serve dell'energia per tirare fuori dell'energia. Quando è stato inventato e calcolato per la prima volta questo indice, era di 101, cioè con un barile di petrolio potevo tirar fuori 100 barili, quindi convenientissimo. Man mano però siamo arrivati nel 2014, quando questo indice è arrivato a 10 a 1. Quindi il petrolio ci conviene sempre di meno, è sempre più complicato trovarlo, per quello che andiamo a cercarlo in posti impensabili. Il costo dei nuovi giacimenti, prova, buca, non è quello giusto, riprova, scende ancora. E siamo arrivati ad avere dei sistemi ecologicamente insostenibili, folli, come le sabbie bituminose, il shale oil, il shale gas, che hanno una resa ancora minore. Ma perché siamo arrivati a usare sistemi così poco efficienti? Evidentemente perché quelli più economici e quelli più convenienti non ci bastano più, o non ce n'è più. Allora cosa facciamo? Vabbè, ma tanto ci abbiamo i nuovi biocarburanti, peccato però che la resa di questi sia già adesso più bassa di quella che abbiamo per il petrolio. E se qualcuno di voi si sente particolarmente green, il fatto è che negli ultimi anni abbiamo cominciato a parlare di energie rinnovabili e puntare sempre di più su queste, non perché siamo diventati particolarmente illuminati e abbiamo capito che questa è la cosa giusta da fare, ma perché economicamente è la cosa che sta cominciando a diventare più conveniente. C'è una soluzione a tutto questo? Diceva anche chi mi ha preceduto, probabilmente sì, però il problema qual è? Dice non ci interessa. La verità è che non ci interessa, il problema è che, provo a tornare indietro velocemente, qua la grafica dell'Italia cosa fa? A un certo punto comincia a decrescere. Cosa è successo che ha cominciato a far decrescere la nostra impronta ambientale? La crisi del 2008. Quindi la cosa che ci potrebbe far invertire la rotta deve essere qualcosa di talmente grosso, talmente pervasivo, talmente incisivo sulle nostre vite, pari alla crisi del 2008. Ma chi è che va volentieri a mettersi in una condizione del genere? Nessuno. E se ci portassero, ci convincessero a metterci in una condizione di questo genere, non li voteremmo più. E quindi la tendenza è improbabile che sia quella di invertire la rotta, a meno che non siamo pesantemente costretti. Noi ci comportiamo un po' come la cicala, ci piacciono le soluzioni economiche, le pezze. La pezza va bene, accontenta un po' tutti, il problema è che la pezza non risolve per cose macroscopiche di questo tipo. In più, le risorse sono distribuite malissimo. Questo è un indice dell'Oxfam che dice quanta sperequazione, quanta divisione c'è tra le risorse che abbiamo disponibili. E questo è un altro tassello che va contro la possibilità di garantirci una coesistenza pacifica. Perché c'è da aspettarsi che prima o poi chi ha di meno si stufi di vedere noi che abbiamo così tanto e a un certo punto venga a reclamare un po' il conto. C'è da aspettarsi. Ho dovuto impiegarci pochissimo per raccontarvi tutte queste cose, non vi chiedo di credermi, non vi chiedo di prendere parola per la parola in fretta. Però questi sono alcuni suggerimenti per le letture, se volete un attimino approfondire. Non sono libri di Nostradamus o di qualche altro apocalittico strano. Questi sono report dell'MIT fatti a seguito di uno studio commissionato dal Club di Roma che dal 1970 calcola come stanno andando le cose sul pianeta. Hanno fatto modelli matematici, troverete statistiche, serie storiche di dati, e dal 1970 ci hanno detto, ragazzi, così lo spritz dura per altri 100 anni, poi basta.
massimo 100 anni, quando hanno continuato a rifare questo conto, hanno detto ci abbiamo sempre preso, non è cambiata la tendenza, la previsione rimane quella, non è successo niente di particolarmente positivo che ci faccia cambiare. E quindi che si fa? Noi prepper ci prepariamo, conviene, serve, ha senso? Io ovviamente vi devo dire di sì, non sono qua apposta per questo. Prendiamo ad esempio il caso della Liguria, delle alluvioni che succedono in Liguria, abbiamo parlato prima del cambio del clima. Succede questo, con questa cadenza. Prima del 1700, un caso, 1600, fine, 1700, mille anni dopo, e siamo arrivati adesso a un punto in cui capita più o meno regolarmente ogni 8-10 anni. C'è da scommettere che capiterà di nuovo entro 8-10 anni? Secondo me sì, però siccome io non sono una fonte attendibile, vado a chiederlo a delle fonti attendibili, vado a chiederlo alle assicurazioni. Che di mestiere cosa fanno? Valutano le probabilità, vanno a vedere quanto è l'impatto, calcolano il rischio. E se voi avete una casa adesso in Liguria e provate a trovare un'assicurazione che ve la mette a posto sotto il punto di vista dei danni da dissesto idrogeologico, avrà qualche sorpresa. Perché? Perché le assicurazioni sanno, ad esempio, che il 70% dei disastri da dissesto idrogeologico capitano in Italia. Il 70% di quelli che succedono in tutta Europa sono concentrati in Italia. Perché l'80% dei comuni italiani ha potenzialmente questo problema. Cosa facciamo allora noi per prepararci? Beh, una cosa per cui siamo diventati estremamente famosi sono le scorte di cibo. Facciamo questo per evitare di trovarci questo. È uno degli esempi delle strategie che mettiamo in campo. Il fatto di assicurarci materialmente un cuscinetto di risorse che ci permetta di superare magari qualche momento di crisi. Il bello di queste strategie che studiamo noi è che sono abbastanza trasversali. Vi butto di qualche esempio. Qualcuno magari ha letto in questi giorni dei problemi che stanno avendo in Venezuela. A chi vive in Venezuela questa cosa qui farebbe comodissimo. A chi qualche anno fa era in Grecia, idem. Cipro, idem. Esageriamo, se voi foste stati a Fukushima durante il problema che hanno avuto con il reattore atomico, avere da parte del cibo che sapevate essere stato prodotto prima della contaminazione faceva una grossa differenza. Ma la cosa più bella delle strategie che mettiamo in atto è il fatto che funzionano benissimo anche se non succede niente. Non è che siamo lì come Zeferto d'Etate ad aspettare che capiti tra capo e collo una iella per dire yeah, ce l'ho fatta, almeno non ho buttato via tutti quanti i soldi. Questo è anche se uno lo sa fare bene, imparando da chi lo fa di mestiere, quindi ristoranti, alberghi, è un fantastico modo per risparmiare un sacco di soldi. Quindi le strategie che cerchiamo di adottare noi sono trasversali e devono pagare, dare dei risultati utili da subito. Altra cosa per cui siamo famosi sono questi kit, che però attenzione, qua c'è un trucco, questo non è un kit di sopravvivenza, questo qui è un kit di competenze. La vera cosa che il prepper cerca di accumulare non sono barattoli di fagioli piuttosto che dei gadget o cose di questo genere, sono le competenze, cose che siamo capaci di fare, cose che siamo capaci di mettere in atto e che ci rendono indipendenti. Queste ad esempio sono alcune delle mie. Io ho preso il patentino da radioamatore per essere indipendente nelle comunicazioni, ho ripreso tutti quanti i corsi del pronto soccorso, ho imparato a usare un CAD per costruirmi da solo gli strumenti di cui penso di aver bisogno, ho studiato su dei libri del Politecnico della metallurgia per imparare a fare il fabbro come si deve, mettere da parte i soldi, energia e tutto quanto il resto. La ricerca del prepper è quella della responsabilità di dire faccio io, ci penso io da solo e poi lo faccio in maniera indipendente. L'indipendenza è stata messa in luce come criterio abbastanza critico, per esempio durante l'uragano Katrina. Durante l'uragano Katrina la FEMA, che è l'equivalente federale della protezione civile, ha detto agli americani, ragazzi, noi per le prime 72 ore non vi garantiamo mica di arrivare a tirarvi fuori dai guai. Per le prime 72 ore dovete fare prepper, dovete pensarci voi. E da qui hanno cominciato a venire fuori, quindi consigli su come fare, come rendersi capaci di provvedere a se stessi e alla propria famiglia, ad esempio con dei kit di sussistenza che sono utilissimi in questi casi, in attesa che arrivino gli aiuti, quando arrivano, perché il problema è che non spesso arrivano. Ve la butto lì un po' pesante, però ad esempio in Italia siamo usciti recentemente da una crisi, la maggior parte delle prefe che sono arrivate sul nostro sito, sulla nostra comunità, sono arrivate in quel periodo per motivi della crisi. Chi ha aiutato le persone delle fabbriche che chiudevano? Facciamolo un po' più recente. Abbiamo visto adesso i problemi che ci sono stati per tutte quelle persone che sono arrivate a fare i profughi in Domenia e in dintorni. Qual è stata la risposta politica dell'Europa? Ti pago perché ti ritieni,
no, no, ma facciamo che lo aiutiamo a casa loro, ci metto su un bel muro di filo spinato. Qualcuno ha cominciato a dire, ma io quasi quasi faccio un bel referendum che magari vi mollo lì con i vostri problemi e me ne vado. Quindi l'indipendenza è un concetto che per noi è fondamentale. Io voglio salvarmi da solo, voglio salvare la mia famiglia da solo, non perché voglio fare del rischio, perché se poi ho l'occasione di farlo, poi posso aiutare anche qualcun altro, oppure anche banalmente la protezione civile potrà aiutare qualcun altro al posto mio. Ultima cosa che voglio distruggere come mito sui prepper è quella del bunker. Io non conosco un prepper che c'ha del bunker e quello voglia, anche questa qui è un po' fantasiosa, deriva dal periodo della guerra fredda, via dicendo, ma in realtà non c'è. Un po' il sogno del prepper è questo qua, quello della casa completamente indipendente, quella che può provvedere a tutte le sue necessità lì direttamente, quindi per quello che riguarda energie rinnovabili fai da te e via dicendo. Anche perché oltre all'indipendenza il concetto di casa per noi è abbastanza abbastanza importante, perché quasi tutti quanti i prepper, stavolta lo dico in senso positivo, tengono famiglia. Buona parte delle persone che venivano sul nostro sito, quando arrivavano, si presentavano, dicevano sono da poco diventato papà. A me questa fortuna è capitata più o meno 9 mesi fa, lì c'è Gaia, che probabilmente è la persona più giovane che c'è adesso nel Guerredom, e mi ha fatto capire quello che prima magari per me era soltanto una cosa un po' toccante, vedere persone che si interessavano così tanto, al punto di interessarsi a queste cose per i propri figli, mi ha fatto capire una cosa in più, mi ha dato un motivo grandissimo in più per continuare a fare questo. E il bello è che alla fine io e mia moglie Irene, mia figlia Gaia, sappiamo di avere un asso nella manica in più, magari piccolo, però ci crediamo molto perché ci abbiamo puntato molto, per affrontare il domani con più serenità, con più fiducia, capaci di cavarcela. Io ovviamente spero di domani incontrare anche tutti quanti voi nel domani, ovviamente se vi preparate. Grazie.